mi è piaciuto il concetto di ospitalità, cioè di Élébégi e Proust visti in una relazione di ospitalità reciproca, il che permette di superare anche il concetto della francofonia, appunto delle relazioni di potere, del colonizzato e il colonizzatore, la cultura del colonizzatore, la lingua del colonizzatore, sì, e tutto questo schema teorico che secondo me deve essere superato, perché è basta, cioè andiamo avanti, no? E facciamo della nuova cultura, quello che Élébégi secondo me sta facendo. E aprendo, cioè, facendo una così aperto omaggio ad una scrittura così complessa come quella proustiana, così francese, così fra le opere mondo, La Recherche è una delle opere più citate al mondo, è stata tradotta in tutte le lingue, esistono pubblicità sulla Madeleine, sono stata a un convegno a New York dove c'era una collega che aveva raccolto una serie di citazioni del mondo commerciale in cui la Madeleine di Proust o il Temps Retrouvé compaiono dappertutto, ma nessuno sa di cosa si sta parlando in realtà, no? Cioè è diventato un mito, quindi un contenitore vuoto. Allora, Élébégi fa questa cosa, prende un universo, perché La Recherche di Proust è un universo, e lo traspone a Tunisi. Anche qui, Tunisi è importante, sì, è molto importante che si svolga a Tunisi, perché il discorso di Élébégi è universale, ma nello stesso tempo è un discorso sulla propria città, sul proprio paese, in una relazione dialettica e dinamica rispetto alla propria cultura e a quella cultura del colonizzatore ricevuta, scusate l'espressione, digerita e ormai riproposta come qualcosa di nuovo, quello che Proust voleva del resto che si facesse della sua opera. Allora, lei cosa fa? Ci sono, il romanzo sostanzialmente racconta una giornata, l'ultima giornata trascorsa dalla narratrice a Tunisi, dove è in vacanza. Tutto il romanzo, ogni capitolo, un'ora, o un momento, o una situazione. Si svolge ciclicamente, per come La Recherche, cioè comincia in un momento e termina esattamente nel momento in cui il romanzo è supposto cominciare. Quindi anche questo, la struttura è estremamente, è proprio un omaggio sostanzialmente. È un romanzo sulla memoria, perché la narratrice di questo romanzo ripercorre Tunisi e la vive dolorosamente, se ne riappropria, la giudica.